Accingiamoci ad esplorare insieme, quest'oggi, i segreti della realtà, come si plasma e come possiamo trascendere le barriere che spesso ci tengono bloccati. Un viaggio spirituale che ci porta oltre i limiti di ciò che conosciamo e verso una dimensione superiore piena di amore, conoscenza e autenticità. Viviamo in un mondo pieno di influenze esterne, idee preconcette e narrazioni impostori. Forse è il momento di mettere in discussione la realtà, di resistere alla manipolazione, di guardare in profondità dentro noi stessi e trovare la verità che aspetta di essere scoperta. Questo viaggio è sulla ricerca del tuo potere interiore, che plasma la tua realtà e contribuisce all'ascesa dell'umanità. In questo video esploreremo le sfide che potrebbero presentarsi lungo il cammino e il ruolo fondamentale che ognuno di noi svolge nell'evoluzione spirituale collettiva. Spero quindi che con questo video ti connetterai con l'intero, cercherai l'equilibrio e l'armonia e abbraccerai la speranza di un mondo trasformato. Alla fine, condividi una tua riflessione sull'argomento con tutti noi, perché, mi piace sottolinearlo, ogni video è sempre, fondamentalmente, una risposta. Gli ostacoli che incontriamo durante questo viaggio sono spesso invisibili all'occhio, ma hanno un profondo impatto sul nostro cammino. In un mondo in continuo cambiamento, dove le informazioni e le influenze esterne possono plasmare la nostra visione del mondo, siamo spesso bombardati da messaggi che ci dicono come pensare, cosa credere e chi dovremmo essere. Quando comprendiamo questo, diventa chiaro quanto sia importante resistere alla manipolazione e alla programmazione esterna che cerca di allontanarci dal nostro vero sé, mantenendoci in uno stato di conformismo. Ognuno di noi possiede un potere interiore innato, una scintilla divina che ci collega alla fonte di tutta la creazione. Quindi, non permettere agli altri di controllare la tua mente, i tuoi pensieri o la tua prospettiva. Sfida le narrazioni imposte e cerca la verità per te stesso. Non devi credere ciecamente a tutto ciò che dico qui. Cerca semplicemente te stesso. Come dico sempre nei nostri video, prenditi dei momenti di riflessione e introspezione con te stesso. Cerca la verità dentro di te, non fuori. Resistere alla manipolazione inizia con la consapevolezza. Sii pertanto consapevole delle influenze esterne. Metti in discussione ciò che ti viene presentato e approfondisci la tua ricerca della verità. La vera resistenza viene da dentro, dal confidare in te stesso e nella tua saggezza interiore. Ricorda che sei il guardiano della tua mente e della tua anima, per cui non permettere alla manipolazione di allontanarti dal tuo viaggio spirituale. Quando sfidiamo le narrazioni imposte, facciamo spazio alla libertà e alla scoperta della nostra vera essenza. Questa resistenza alla manipolazione è la chiave per trascendere questa realtà imposta, la matrice, e salire a una dimensione di maggiore consapevolezza e autenticità. Direi che la resistenza alla manipolazione è il primo passo verso l'ascensione spirituale. È un momento in cui sfidi i limiti che ti sono stati imposti e abbracci la libertà di essere chi sei veramente. Ed è qui che arriviamo a un punto cruciale, cioè l'esplorazione della nostra essenza, il nostro viaggio interiore. Questo è il cuore della nostra crescita spirituale, il punto in cui affrontiamo le nostre ombre, guariamo le nostre ferite e troviamo la nostra autenticità. Ognuno di noi porta con sé un universo interiore, una serie di emozioni profondamente personali, pensieri ed esperienze. Ma spesso evitiamo di guardare dentro di noi, scappando dalle nostre paure ed evitando di affrontare le nostre ombre. Per trascendere la matrice e ascendere spiritualmente, dobbiamo affrontare le nostre paure e immergerci nelle profondità della nostra anima. Questo viaggio interiore può essere una montagna russa emotiva,
ma è in questo terreno impegnativo che troviamo la nostra vera forza. È lì che affrontiamo i nostri traumi passati, le nostre insicurezze e i nostri schemi distruttivi. Quando affrontiamo le nostre ombre, permettiamo alla luce di entrare, trasformando le nostre vite in modi inimmaginabili. Ricorda che il processo di crescita spirituale non è un viaggio lineare e perfetto. È un'avventura tra le parti oscure e luminose di noi stessi. Il viaggio interiore coinvolge l'accettazione incondizionata di chi siamo, con tutte le nostre imperfezioni. È il coraggio di guardare le nostre ferite, abbracciare le nostre vulnerabilità e imparare da loro. E mentre affrontiamo le nostre ombre e guariamo le nostre ferite, iniziamo a realizzare la vastità del nostro potenziale. Troviamo il nostro vero sé, quella parte di noi che è oltre le maschere che indossiamo per adattarci alla società. È il momento in cui ci colleghiamo con la nostra anima, la nostra intuizione e la nostra saggezza interiore. È dove troviamo libertà spirituale, autenticità e profonda gioia. Perciò sii disposto a guardare dentro te stesso e lasciati trasformare. E ricorda che la luce splende più intensamente nelle profondità dell'oscurità e non aver paura del tuo viaggio interiore. Goditelo con grande cura e amore, perché è proprio lì che risiede la vera magia. Inoltre, è essenziale comprendere il potere che risiede nei nostri pensieri, emozioni e intenzioni. Spesso dimentichiamo che i nostri pensieri e le nostre emozioni sono come pennelli che dipingono il quadro delle nostre vite. Ogni pensiero, ogni sentimento che coltiviamo è una pennellata sulla tela della nostra realtà. Quando diventiamo consapevoli di questo processo, possiamo iniziare a creare la vita che vogliamo veramente. Questo è ciò che chiamiamo creazione consapevole, dove rivendichiamo la nostra responsabilità come architetti della nostra stessa esistenza. Come dico sempre, non siamo solo osservatori passivi, ma co-creatori attivi del nostro destino. Ma questo richiede un cambiamento di mentalità, un allontanamento dalla convinzione che siamo vittime delle circostanze e invece prendere il controllo della nostra vita. Per iniziare a usare questo potere, dobbiamo imparare a dirigere i nostri pensieri ed emozioni nella direzione desiderata. È un atto di scelta consapevole in cui decidiamo di coltivare pensieri ed emozioni elevati, piuttosto che lasciarci travolgere dal vortice di negatività e paura. Come ho detto nell'ultimo video, siamo tutti connessi a una fonte infinita di energia e creatività. Quindi, quando allineiamo i nostri pensieri ed emozioni con le nostre intenzioni più elevate, siamo in sintonia con la frequenza dell'universo. Ed è in questo stato che siamo in grado di manifestare e creare una realtà che è allineata con i nostri desideri più profondi. Quando ci impegniamo in questo processo, ci stiamo muovendo verso la quinta dimensione, dove amore e armonia prevalgono. È in questo spazio che troviamo la vera realizzazione spirituale e la manifestazione dei nostri sogni. Mentre continuiamo il nostro viaggio, è essenziale comprendere il concetto di matrice e il ruolo che gioca nelle nostre vite. La matrice non è solo un'idea immaginaria, ma una potente metafora per la struttura limitante che spesso modella la nostra realtà. Potremmo dire che è come un velo che oscura la vera natura dell'esistenza. Immagina la matrice come una rete di credenze, modelli e sistemi che ci tengono intrappolati in una versione distorta della realtà. È una specie di realtà riflessa, basata su narrazioni imposte, paure e illusioni coltivate, che ci fanno credere di essere limitati nella nostra capacità di creare, evolvere e amare. La dissoluzione della matrice inizia con la consapevolezza, l'atto di mettere in discussione le credenze che ci sono state insegnate e sfidare le narrazioni che ci vengono imposte. È un viaggio di autoconoscenza che ci porta a comprendere l'essenza della nostra realtà.
Quando iniziamo a mettere in discussione questa matrice di illusione, cominciamo a vedere attraverso il velo e a distinguere la realtà così com'è, non come ci è stato detto di vederla. Ecco perché ho detto nell'introduzione del video che tutto si avvia con la consapevolezza. Da lì ci liberiamo dai legami della limitazione. È un processo impegnativo, in quanto implica il lasciare andare le convinzioni radicate ed abbracciare l'incertezza. Ma è proprio in questo spazio di decostruzione che troviamo la verità e la libertà spirituale. Quindi, non aver paura di mettere in discussione, di esplorare l'ignoto e di smantellare le strutture che ti limitano. Questo è un percorso per sfidare le illusioni che ti impediscono di vivere pienamente. Quando siamo liberi da questi legami, ci troviamo faccia a faccia con qualcosa di fondamentale: la nostra missione e il nostro scopo in questo viaggio. Ognuno di noi è qui per una ragione specifica, con uno scopo unico che contribuisce alla trasformazione del mondo. Credo che siamo tutti segnatamente scelti per essere qui in questo momento. Siamo guidati da una missione che risuona con il nucleo del nostro essere. Non importa quale forma assuma, la nostra missione è un'espressione del nostro essere autentico ed è un contributo alla crescita collettiva dell'umanità. Come ho detto prima, confrontarci con le nostre ombre, curare le nostre ferite ed abbracciare la nostra vera essenza ci avvicina al nostro vero sé e di conseguenza alla connessione con il nostro scopo. Tutta questa conoscenza è molto importante e comprensibile, ma riconosco che nella pratica ci sono diversi momenti difficili che ci fanno mettere in discussione tutto questo. È essenziale riconoscere che il percorso non è sempre liscio e pieno di luce. Ma nonostante ciò, quando affronti sfide e trappole, ricorda che siamo messi alla prova e forgiati, acquisendo così la saggezza di cui abbiamo bisogno per il nostro viaggio. Le sfide che incontriamo possono variare dal dubbio su noi stessi alla paura verso gli ostacoli esterni che sembrano impedirci di progredire. Ma queste sfide sono in realtà opportunità per crescere, per scoprire la nostra forza interiore e per approfondire la nostra comprensione della vita. A volte possiamo sentirci persi in un labirinto di confusione, momenti in cui la ricerca della verità sembra un compito impossibile. Ed è qui che molti si arrendono. Se stai attraversando momenti difficili, voglio dirti una cosa: l'oscurità non può scacciare l'oscurità, solo la luce può farlo. Le sfide sono opportunità per illuminare le tue ombre e rivelare la verità che cerchi. Dimentica le scorciatoie e le soluzioni rapide, perché queste possono essere una bellissima illusione che alla fine ci intrappola in cicli di falsità. Rimani umile e disposto a continuare a crescere spiritualmente e personalmente, anche quando credi di sapere già tutto. Il viaggio spirituale, come ogni altro, è un viaggio di alti e bassi, di momenti di chiarezza e momenti di incertezza. Ogni sfida che affrontiamo ci porta a una comprensione più profonda di noi stessi e del tutto. Sicché, ricorda che le sfide e le trappole fanno parte del processo di apprendimento ed espansione. Ci ricordano che il nostro viaggio non è una ricerca della perfezione, ma piuttosto un impegno continuo per l'evoluzione. Ma arriva un momento in cui capiamo che non è un viaggio solitario, ma una ricerca che condividiamo con innumerevoli altri esseri umani, ognuno al proprio stadio di risveglio. E se siamo tutti connessi, il viaggio di un individuo influenza il tutto. Quando abbracciamo la nostra evoluzione personale, contribuiamo all'evoluzione collettiva. Questo è ciò in cui credo veramente. Se non risuona con te, va bene, non preoccuparti. Dalla mia prospettiva personale, credo che le nostre relazioni, le nostre connessioni e la nostra compassione siano parte integrante di questa crescita collettiva. L'armonia e la comprensione che derivano dalla crescita spirituale collettiva possono veramente trasformare il mondo, perché è lì che prevale l'unità. Credere in questo è ciò che mi fa abbracciare sempre di più la luce della speranza.
La speranza è la convinzione che un domani migliore è possibile, anche nei momenti più bui. È la certezza che, indipendentemente dalle sfide che affrontiamo, c'è una luce alla fine del tunnel. È ciò che ci ispira ad andare avanti, a perseverare e a credere che tutto è possibile. Prima di concludere questo viaggio, voglio dirti qualcosa che penso sia importante. La conoscenza che abbiamo acquisito lungo questo percorso è come una luce guida che illumina l'ignoto e rivela la verità che risuona in ognuno di noi. Ma la conoscenza è solo una parte dell'equazione. Il vero potere sta nell'applicare quella conoscenza alle nostre vite. Spero che mentre continui il tuo viaggio, tu possa portare con te conoscenza, speranza, illuminazione e, cosa più importante, la capacità di creare un mondo di amore, pace, verità e armonia. Grazie per aver intrapreso questo viaggio con me. Se questo video ti ha fornito spunti di riflessione, ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale per non perderti i nostri prossimi contenuti di valore. Prenditi cura di te. A presto!